possono essere definiti i taxisti dei migranti, le persone fermate dalla polstrada di Battifolle sulla 1 all'altezza di Badia Alpino. Stavano trasportando alcuni immigrati che avevano speso ben 5.000 euro per arrivare in Italia. Nei guai sono finiti un uomo e una donna di Salerno, arrestati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. A quel punto sono partite le indagini per ricostruire tutti i meccanismi organizzati per far arrivare in modo illegale i migranti in Italia, in particolare dall'Asia. La polstrada ha fermato l'auto, un Audi, a bordo c'erano 4 persone, i 2 arrestati e poi dietro 2 stranieri con passaporti dello Sri Lanka senza alcun visto d'ingresso in Italia o in altri paesi dell'area Schengen. Erano arrivati in Italia dopo aver pagato, come detto, 5.000 euro ad un connazionale che li aveva fatti arrivare nell'est Europa, da qui in Slovenia, poi verso Roma pagando altri 1.000 euro. L'autovettura e i 7.000 euro in contanti trovati alla donna sono stati sequestrati. Le indagini vanno avanti per scovare eventuali complici.